Buonasera a tutti, cari amici di Opera Classica. Siamo nello spazio di Opera Classica, Opera e Caffè, con una nuova trama. Stavolta vi racconterò l'opera Ricciardo e Zoraide di Rossini, davanti a un buon caffè e accompagnato da questo cioccolatino Lindt buonissimo a cioccolato e wafer. Dunque, per quanto riguarda la trama, buon caffè a tutti, per quanto riguarda la trama di Ricciardo e Zoraide, bisogna dire che c'è un antefatto. Agorante, re della Nubia, che ha spodestato il vicino regnante Ircano, è furibondo perché Ircano non gli ha dato sposa sua figlia Zoraide. Nella fuga, Zoraide incontra Ricciardo e i due ragazzi si innamorano perdutamente. E addirittura Zoraide deciderà di scappare con Ricciardo e di abbandonare il padre, il quale vaga alla ricerca della figlia. Agorante ha scoperto che Zoraide si nasconde nel campo crociato e quindi ha deciso di attaccarlo. Ne ha fatti tanti prigionieri, tra cui anche la stessa Zoraide, che porta con sé a Duncala, capitale del regno della Nubia. È così che inizia il primo atto. Agorante è disposto a ripudiare la moglie Zomira pur di stare con Zoraide, ma la ragazza Zoraide è innamorata di Ricciardo e cerca di allontanarlo e in più ha timore per la collera del padre, di cui non ha assolutamente più notizie. Intanto Ricciardo, insieme al suo commilitone e ambasciatore del campo cristiano Ernesto, giungono a Duncala perché vogliono chiedere la restituzione dei prigionieri, ovviamente inclusa Zoraide. Ernesto ne parla con Agorante, ma Agorante dice che restituirà tutti i prigionieri fuorché Zoraide, e ciò fa molto inalberare Ricciardo, ed Ernesto cerca di tranquillizzare Ricciardo dicendo appunto ad Agorante che nel caso non restituisse tutti i prigionieri ci sarebbe il rischio di una nuova guerra. Ma Agorante non si interessa né delle minacce di guerra di Ernesto e Ricciardo né della gelosia della moglie Zomira e schiera le truppe. Di qui inizia il secondo atto. Nel secondo atto Ricciardo, per avvicinarsi a Zoraide, chiede un colloquio con Agorante e si presenta al re della Nubia travestito da un soldato a cui Ricciardo ha rubato la moglie, e riesce così ad ottenere un colloquio con Zoraide, a cui appunto poi confessa la sua vera identità, cioè quella di essere Ricciardo, e le promette che verrà liberata presto. Ma il colloquio viene spiato da Elmira, confidente di Zomira, che va a riferire tutto quanto alla padrona. Agorante, fidandosi di questo soldato, Ricciardo travestito, promette che libererà Zoraide solo a patto che un campione si batta per lei, e in quel momento arriva non riconosciuto Ircano, che si batterà per Zoraide. Agorante decide di far battere Ricciardo mascherato come suo guerriero. Zomira nel frattempo dice a Zoraide che Ricciardo ha vinto il duello e che è tutto pronto per la fuga. In realtà questa fuga è un tranello architettato dalla regina gelosa. I due amanti vengono catturati e Zomira racconta tutto ad Agorante, il quale nel frattempo ha scoperto anche che il cavaliere misterioso è lo stesso Ircano. I due amanti ed Ircano vengono condannati a morte. Ircano maledice la figlia per averlo abbandonato e aver seguito l'amante che ha causato un sacco di guai. Zoraide chiede ad Agorante di risparmiarle almeno il padre e acconsente alle nozze con il re. Ma in quel momento arrivano Ernesto e Crociati, che liberano i prigionieri e sconfiggono Agorante. Ricciardo perdona Agorante e Zomira e così fa Ircano con Zoraide, benedicendo l'unione tra i due. Grazie per aver seguito questa trama di Opera e Caffè dedicata a Ricciardo e Zoraide di Rossini. Buon caffè a tutti e buona musica!